L'usura è una piaga terribile, semina disperazione, spesso anche morte. Oggi, come ieri, come secoli fa, si può morire di debiti. Come fare? Continuiamo a interrogarci, discutiamo. Gaetano ha dato la sua risposta, non parole ma fatti concreti, sempre alla luce della sua attenzione ai problemi della povera gente. È così che nasce il Monte di Pietà a Napoli. Poco dopo il suo arrivo a Napoli, San Gaetano, stando immediatamente in mezzo alla gente per soccorrere e rispondere ai problemi più urgenti, si accorge che la piaga dell'usura è quanto mai viva ed organizzata in questa città. Per questa ragione si mobilita e con il beato Marinoni fonda nel 1539 il Monte di Pietà, da cui nascerà quello che oggi tutti conoscono come il Banco di Napoli. Non vi preoccupate, non siamo al cospetto di un banchiere, ma di un uomo che non è abituato a fare grandi proclami e che si mobilita per dare risposte concrete. Attenzione, perché ancora oggi è difficile incontrare un uomo come questo, con la provvidenza, con la propria azione personale per cambiare le cose. E ancora una volta i tragici eventi storici si incrociano con la storia di San Gaetano. Nel 1547 scoppiano i cosiddetti moti di Napoli. Gaetano sta male. È l'anno della sua morte. Intanto il popolo non vuole l'inquisizione imposta dal viceré spagnolo Don Pedro de Toledo. Sono giorni terribili per Napoli, la morte ad ogni angolo, la paura, la violenza, sono ancora sulla strada di Gaetano. Ormai è vecchio, malato, affaticato, ma non per questo si tira indietro. Soccorre i feriti, si dà da fare, cerca di calmare gli animi, chiede di pregare. Vuole la pace per il suo popolo che ama tanto. Muore il 7 agosto. Poco prima ha ancora chiesto di pregare per far cessare gli scontri, le violenze. E proprio quel giorno torna la pace a Napoli. Per la gente è il suo ultimo regalo, o meglio, il suo primo miracolo. Angela, un nuovo miracolo! Hai deciso di farti vedere! Sono solo venuta per salutare il nostro pubblico. Non abbiamo detto tutto, ma a questo punto lasciamo a voi il desiderio di approfondire, di saperne di più su San Gaetano e sui teatini. Tu che dici, li avremo convinti? Staremo a vedere. Confidiamo nella provvidenza.